Mobilità, risparmio, tecnologia, ma soprattutto sostenibilità. Parliamo di questa mattina. Innanzitutto vi ricordo come sempre di mettere qui sotto un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per darmi un contributo e per aiutarmi a far crescere sempre di più il canale e per non perdervi tutte le mattine queste quattro chiacchierate davanti a un caffè. Oggi volevo parlarvi appunto, come vi ho detto in anteprima, di tutto ciò che potrebbe essere risparmio energetico, sostenibilità, ma soprattutto un'economia a risparmio. Si sta muovendo qualcosa finalmente negli ultimi anni, c'è un valore aggiunto su quello che è realmente l'idea, la mentalità e soprattutto la presa di coscienza da parte di tutti del green, ma del vero green. Non parliamo di tecnologia o automobili mild hybrid, o comunque di una tecnologia che non permette davvero di utilizzare un motore elettrico per muoversi. E questo parlo non soltanto di automobili, ma penso anche a scooter, penso anche alle biciclette, ai monopattini e a tutti i dispositivi che in questi ultimi anni stanno invadendo letteralmente il mercato per un muoversi attraverso il nostro spazio in tecnologia pulita. Parlavo poco tempo fa con persone che sono nel campo, se ne intendono davvero, ci lavorano da anni con i motori, che in effetti questa esplosione del full electric, ma soprattutto di quello che è il real hybrid, quindi un hybrid plug-in, sta davvero sempre prendendo più piede. Vediamo di differenziare innanzitutto le reali tecnologie che oggi abbiamo a disposizione per l'automotive, ma soprattutto per tutto quello che è lo spostamento, il movimento e la tecnologia che permette di muovere ruote, che potrebbero essere due, ma anche quattro. Allora, oggi abbiamo questo tipo di tecnologie, abbiamo i classici motori termici, diesel, benzina, gas, GPL, quello che è. Poi abbiamo il mild hybrid, ovvero sono dei piccoli motori elettrici che fanno da supporto alla tecnologia del motore termico, che però non danno una reale efficienza a quello che è il consumo, o meglio sì, aiutano il nostro motore termico a lavorare a una determinata frequenza di regime di giri motore, quindi a una determinata velocità, e aiutano un pochettino quello che potrebbe essere il ottimizzare i consumi del nostro motore, per esempio con l'utilizzo di condizionatori o altre apparecchiature che comunque andrebbero a consumare più energia elettrica, quindi la batteria, ma che comunque la batteria deve essere alimentata da quello che è il motore per dare una certa carica, e quindi, come tutti sappiamo, d'estate si consuma un po' di più di benzina perché i condizionatori purtroppo necessitano di questa energia per poter funzionare in modo corretto. Poi abbiamo la classic hybrid, ovvero sono quei motori un pochettino più potenti a livello di kilowatt, quindi di potenza per poter fornire energia alla nostra automobile, che entrano in funzione e si ricaricano con i freni, con l'andamento stesso della macchina, dell'automobile e di tutto quello che è il sistema di motore, e che aiuta un po' di più l'automobile, quindi gli dà anche un po' di energia, gli dà anche un po' di spinta per quello che potrebbe essere la potenza del motore, e soprattutto si comincia a notare una differenza a livello di consumi. Poi abbiamo le full hybrid, che sono, tanto per intenderci, tutte quelle automobili che hanno la reale tecnologia ibrida. La maggioranza sono tutte quelle che vengono anche chiamate hybrid plug-in, ovvero che hanno una necessità comunque di essere collegata a una fonte di alimentazione, che può essere anche tranquillamente la presa di corrente domestica per poter caricare l'automobile. Generalmente i tempi di ricarica sono anche abbastanza lunghi, perché le batterie di cui sono dotati questi impianti non sono ovviamente batterie a livello di automobili un po' più serie, e quindi ci vuole magari, che ne so, 4-5 ore per caricare una batteria, ma sono motori che danno fino a 50-60 km/h il funzionamento in ibrido, quindi in batteria elettrica,
dai 60 km in poi, oppure quando il motore chiede un po' più di potenza, scatta in automatico il termico, quindi il benzina, e ci dà la possibilità di avere appunto a questo punto un'automobile polivalente, mista, che non è male in questi casi, perché soprattutto sopperisce parecchio quello che potrebbe essere la mancanza di colonnine sparse per l'Italia per poter caricare il motore quando vogliamo, per chi ancora oggi non si sente in grado di valutare, di pensare bene di acquistare un'auto full electric. Ed infatti subito dopo abbiamo le full electric. Sono automobili completamente diverse, sono automobili che hanno un motore elettrico, quindi non esiste più la parte del motore termico, tutta la parte impiantistica e tutta la parte tecnologica dell'automobile è orientata all'elettrico, quindi non abbiamo più una serie di meccanismi e di struttura tecnica dell'automobile old style, alla vecchia maniera, quindi non c'è cinghia di distribuzione, non c'è cinghia di servizio, non ci sono, che ne so, mi viene in mente testate, calotte, candele, candelette per il diesel, cioè tutte queste cose, iniettori, cioè non esistono queste cose, cose che invece nella ibrida e nella full ibrida ci sono, ma abbiamo tutta la tecnologia inerente a un motore elettrico, quindi abbiamo un motore elettrico con tutto quello che è la parte elettronica che deve dare l'energia all'automobile per muoversi, per far girare fisicamente le nostre gomme. E questa è davvero la rivoluzione dell'automobile e dello spostarsi con un qualcosa. Perché voi pensate ad avere un'auto, partiamo dai 14-15 mila euro oggi con gli incentivi statali, fino ad arrivare a cifre proprio astronomiche. Pensiamo alla Tesla, alla Model S Plaid, che in questo momento è, sì, è vero, è l'auto più veloce del mondo, è l'auto elettrica più performante in accelerazione del mondo, ma è anche l'auto elettrica più costosa del mondo, perché ha un costo, se non ricordo male, che supera i 150.000 euro, quindi comunque è un'auto di un certo tipo, è vero, fa da 0 a 100 in un secondo e 8, fa 300, mi pare, 30 km all'ora di velocità massima, ha 650-700 km di autonomia, quindi ragazzi, parliamo di una supercar a tutti gli effetti, ma con un consumo e con una prestazione dell'automobile che ovviamente non avremo mai in quella che potrebbe essere una Ferrari, una Lamborghini, una Maserati, un'auto di quel tipo, ma semplicemente perché, essendo motori termici che consumano benzina, difficilmente con quel tipo di potenza abbiamo in mano un'auto che si fa 700-800 km con un pieno. La vedo complicata, anche perché vi ricordo che un pieno di una Lamborghini sono soldoni, sono davvero tanti soldoni, mentre con un'auto tipo una Tesla, è vero, la corrente ha un certo costo, ma se voi avete a casa un impianto con fotovoltaico, colonnina di ricarica, batterie di accumulo, eccetera, potrebbe per assurdo costarvi quasi zero la carica dell'automobile. E questo vale però per tutte le automobili, anche per quelle da 14.000 euro, sempre oggi con gli incentivi statali, perché altrimenti arriveremo a 22-25.000 euro il costo di un'auto elettrica. E pensiamo alle piccole, alla 500 elettrica, pensiamo anche alla Peugeot, insomma tutte queste auto che stanno facendo oggi con il motore full elettrico, che hanno e garantiscono, almeno sulla carta e sui test drive che sono stati fatti, dai 300 ai 400 massimo chilometri di autonomia con una piena carica. Piena carica che si effettua in un'ora, un'ora e mezza, ma con 20 minuti, se non ricordo male, di ricarica, siamo all'incirca sul 60-70% di carica della batteria, che vuol dire che se sono in situazione di emergenza io mi posso davvero fermare a questo punto, non dico dovunque, ma comunque nei posti attrezzati con le colonnine di ricarica, e in emergenza, ripeto, posso tranquillamente dare una carica del 60-70% al mio motore, che mi permette praticamente di fare 200-230 km e arrivare quasi ovunque. Il problema di questo tipo di soluzione è che, da quello che ho capito e da quello che ho notato, sono soluzioni ottime, perché davvero il consumo e il risparmio è incredibile. Sono dei piccoli gioiellini di tecnologia, sono dei concentrati davvero di tecnologia, chi più chi meno, ma sono davvero
fatte molto bene, integrate con delle app per gli smartphone, hanno delle strumentazioni che ci dicono praticamente tutto, anche di quanto realmente si sta consumando in quel momento di elettricità per poter viaggiare. La particolarità e la differenza è che appunto se abbiamo un sistema domestico a casa, con un pannello fotovoltaico, con una batteria di accumulo, con la possibilità di avere una piccola colonnina di carica veloce a casa, eccetera, noi praticamente ci muoviamo senza spendere niente. Il costo unico che noi avremmo in quel momento è i tagliandi, che nonostante un'auto elettrica non necessiti di un tagliando come può essere un tagliando di un'automobile normale, perché, vi ripeto, non avendo parti meccaniche in movimento, non avendo cinghie, non avendo una struttura che possa avere un'infinità di cavi che portano pressione, corrente, eccetera, ma solo esclusivamente un motore elettrico con tutto quello che è la parte di cablaggio e di centralina e le batterie a questo punto dell'automobile, voi non avete nient'altro, non c'è nient'altro, cioè, avete le ruote, avete i freni, avete le sospensioni, ma tutto il resto di quello che mentalmente uno possa immaginare che ci sia in un'automobile non c'è. E quindi anche i costi di manutenzione sono molto più bassi, i costi di gestione sono molto più bassi. E influirà probabilmente, credo, tra un po' di anni, quello che potrebbe essere il costo delle batterie, ma perché per logica la batteria è una cosa che per oggi è un elemento che si consuma, è un elemento che si deteriora più che altro come capacità di accumulo e capacità di erogare la sua energia, la sua corrente, per una questione proprio tecnica di celle. E quindi quello potrebbe essere il problema che potremmo avere da qualche anno, ma non sicuramente quello che è la percorrenza e tutto il resto. Infatti so di persone che hanno auto elettriche full electric, dove spendono per i tagliandi, ma perché vogliono tagliandarle in modo completo, dai 60 agli 80 euro ogni 6 mesi, 80-60 euro ogni 6 mesi, e tutto il resto è carica. Quindi nel momento stesso che voi avete la possibilità di caricarlo a casa, capite bene che a gratis voi vi muovete, vi fate 300-400 km, il che vuol dire che in pratica vi state muovendo con la vostra automobile gratis. E questa cosa purtroppo tutti i produttori l'hanno capita, o meglio, l'hanno sempre saputa, hanno sempre cercato di incentivare la vendita di automobili elettriche in passato, ma con tutti i problemi che ci potevano essere, non c'erano impianti, oggi ce ne sono già molti di più, non c'era molta concorrenza, oggi ce n'è molta di più, non c'era un colosso mondiale come Tesla che ha risvegliato nella testa di tutti la voglia di un'automobile green, di un'automobile aggressiva, di un'automobile che abbia una buona prestazione anche di, non tanto velocità massima, ma di accelerazione. Mi ricordo che comunque anche le Tesla, le Model 3 o le Model S hanno delle accelerazioni incredibili come automobili, nonostante abbiano anche delle velocità di tutto rispetto, 190-200 km/h di velocità massima, quindi paragonabili davvero a un'automobile normale. Oggi la concorrenza ha fatto sì che in due anni, le automobili abbiano avuto una lievitazione di prezzo di mercato di quasi 8-10 mila euro. E c'è più evoluzione tecnica? C'è stata più tecnologia inserita all'interno delle automobili? No. Semplicemente è proprio un mero discorso di consumismo e di aver, di voler speculare a tutti i costi in questo momento di comunque difficoltà economica globale su un prodotto che comunque comporterebbe dei costi, perché finché parliamo di ricarica domestica abbiamo dei costi legati alla nostra elettricità domestica, quindi anche chi, ripeto, al fotovoltaico, che ben venga. Il problema è che chi non ha fotovoltaico deve caricarla a casa, va bene, ha un certo costo ma comunque non è eccessivo. Ma chi deve caricarla e si deve rivolgere, per esempio, a delle colonnine di produttori di energia elettrica o a un autogrill? Ho sentito di gente che ha fatto una carica di automobili normali, quindi non parlo di Tesla con il supercharger, ma parlo proprio di automobili normali, spendendo 70 euro. Capite che 70 euro io mi carico di benzina un'auto normale, carico di elettricità un'auto elettrica che fa 400 km,
E questa è la cosa che va cambiata assolutamente, cioè questo tipo di mentalità di gestione. Non per niente Tesla con i suoi supercharger ha fatto un attimino la storia anche della possibilità di caricare in giro le Tesla con non solo dei costi bassissimi ma addirittura a volte gratuiti con alcuni contratti di anni fa. Però a monte di questa cosa capite che la soluzione elettrica oggi è davvero davvero conveniente. Ovvio, con una percorrenza di 300-400 km, con ancora un'incognita di dove posso trovare la colonnina, come faccio a caricare la macchina, come posso collegarmi, eccetera, eccetera, beh, è scontato che è meglio l'uso cittadino, quindi avere la possibilità di gestire il movimento, lo spostamento in città, quindi un'auto che possa dire è l'auto che mi serve per andare al lavoro, anche se faccio 50-60 km, 100 km, è l'auto che mi deve permettere di muovermi in città per andare per esempio da amici, da conoscenti, andare a fare la spesa, cioè tutte queste cose, diventare l'auto di famiglia per andare per esempio a fare un viaggio o per andare in vacanza, quello lo vedo già più complicato, ma non perché non posso gestire i 400 km di autonomia o i 300 km di autonomia dell'automobile, no, assolutamente, è perché ho l'incognita di dove caricare l'auto, ho l'incognita di dove mi devo fermare per caricare l'auto, l'incognita è la mentalità di doversi spostare e muoversi guardando continuamente una strumentazione digitale che mi dice quanto sto consumando, quanto sto in quel momento percorrendo di strada e quanto mi manca per rimanere senza corrente. E ci sono diversi video di amici youtuber, penso a Matteo Valenza, penso al nostro carissimo Galeazzi, che hanno fatto questi test, ma appunto focalizzando il movimento dell'automobile con l'incognita mentale del quanta strada devo fare e quanta strada potrò fare prima di non avere più energia, di avere più corrente. Con tutto quello che potrebbe essere l'ansia da movimento, quindi l'idea di potersi fermare e di non avere più corrente, un po' come una volta ci si fermava e non si aveva più la benzina, e automobili che magari avevano rotto l'indicatore della benzina, oppure anni fa che erano imprecisi dove dicevano che eri in riserva ma magari già non c'era più benzina. E quindi questo sistema sicuramente oggi è il più conveniente se ci si vuole spostare, ci si vuole muovere, ma deve essere modificata la nostra forma mentale, deve essere modificata la forma mentale di chi ci circonda. I distributori di benzina devono avere la possibilità di avere delle colonnine elettriche di ricarica a dei costi e dei prezzi bassi, a dei prezzi inferiori sicuramente a quello che potrebbe essere il fare un pieno di 400, di un'auto di 400 km a 70 euro e magari in due ore, perché non hanno una colonnina di carica veloce. E dopo di questo sicuramente sarà eccezionale potersi muovere con qualunque tipo di automobile elettrica, con tutto quello che potrebbe essere una convenienza per l'ambiente, per il green, per il respiro, per avere anche noi la possibilità di avere una situazione anche di salute migliore e perché no anche per il rumore, che è un altro dei problemi dell'elettrico, che però vedremo in un altro video. Detto questo vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento. Cosa pensate? Voi ce l'avete un'auto elettrica, la comprerete? Lasciate qui sotto un commento e fatemi sapere di quello che pensate. Grazie e ci vediamo al prossimo video.